Caro Fra Italo, è bello ritrovarsi con te, con i tuoi confratelli e con tanti altri fratelli e sorelle nella fede a pregare insieme, in questo luogo a noi tanto caro, e ad elevare lo sguardo verso il volto della Madre Celeste e del suo divino bambino, che da secoli hanno vegliato sulla nostra comunità di San Giovanni Rotondo, soccorrendoci nelle calamità e donandoci, in Padre Pio, un modello e un richiamo alla santità. Il santo venuto da Pietrelcina è stato certamente per questo convento, per i francescani della città, per la Chiesa e per il mondo intero, la grazia più grande concessa dalla misericordia di Dio, per intercessione della Vergine Maria, nel tempo che stiamo vivendo. Ma prima ancora che questo convento fosse la meta di incalcolabili folle di pellegrini, i primi a risalire quotidianamente il sentiero scosceso e accidentato che congiungeva la cittadina garganica di San Giovanni Rotondo a questa chiesa campestre furono i più giovani della famiglia francescana del paese. Essi ebbero l'onore di ricevere gli insegnamenti della fede e della tradizione francescana direttamente dal loro padre spirituale, il giovane padre Pio da Pietrelcina, e dai frati del tempo. Da allora, nel susseguirsi delle generazioni dei giovani e dei frati qui invitati dall'obbedienza, la Gifra rappresenta, ieri come oggi, la testimonianza viva dell'unica vocazione francescana, anche se in stati di vita differenti. Con l'arrivo quotidiano di migliaia di pellegrini, soprattutto dopo la canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, il presidio dei differenti luoghi segnati dalla sua vita terrena e soprattutto la Chiesa che contiene le preziose reliquie del suo corpo, giustificano il lavoro di coloro che, come me, sono impegnati a garantire il rispetto del clima di preghiera e a impartire le indicazioni corrette, utili ai pellegrini, mentre si accingono a vivere le diverse celebrazioni o a raggiungere i diversi luoghi del santuario, affinché ancora oggi, come ai tempi della sua vita terrena, in un contesto sereno e decoroso, ogni pellegrino possa veramente incontrare Padre Pio e accogliere il suo invito alla santità. Ora, a nome dei colleghi del Servizio di Accoglienza e della Gioventù Francescana, insieme a tutti voi, rivolgo la comune preghiera alla Madonna delle Grazie, che poi continueremo ad invocare durante la recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera di pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimostrare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.